Questo è accaduto proprio vicino a una zona residenziale. Non avrei mai immaginato che potesse succedere questo qui. Sapevamo della presenza dei lupi, ma fino a questo punto. Lui è Emanuele Tinti, l'uomo che ha sporto denuncia ai carabinieri forestali per l'aggressione subita il 1° dicembre scorso ad opera di due lupi, probabilmente ibridi. Erano circa le 19 quando stava passeggiando tranquillo con il suo setter tra la statale Adriatica e la strada ottava a Cesano di Senigallia. A un certo punto ha notato che suo amico a quattro zampe era inseguito da una sagoma scura alta e imponente di un animale. Da lì la decisione immediata di allontanarsi. Affinché ho iniziato ad indietreggiare verso la statale, che cercavo la luce per vedere questo animale e si è rilevato un lupo. Ho indietreggiato sempre più velocemente affinché è uscito un altro lupo dal buio e mi è arrivato molto vicino alle gambe. E lì mi ha preso il panico e sono caduto a terra. Nel cadere a terra il mio cane è stato azzannato dal primo lupo. E anche il secondo, avendolo molto vicino, poi non so per quale motivo mi ha mostrato i denti. E il panico è stato tanto. Poi sono riuscito a scappare verso la statale e sono scappato. Però è stata un'esperienza surreale, direi. Emanuele se l'è cavata con un grande spavento, mentre per il cane, che ha riportato una ferita al collo, sono stati necessari 5 punti di sutura. A commentare l'episodio oggi è Stefano Rossetti, membro del RUF, recupero degli ungulati feriti, che da tempo segue anche i lupi. Molti di questi lupi sono ibridi. Tra l'altro, parlando con Emanuele, mi ha descritto un lupo molto grosso, di colore grigio, con un delle sfumature molto chiare, quindi al 99% c'è la possibilità che sia un ibrido e quindi essendo ibrido, a mio avviso, entra nella legge del randagismo, quindi secondo me la ASL dovrebbe già intervenire, o il canile o chi per loro. Ci sono questi due lupi che, a mio avviso, si dovrebbero essere accoppiati da poco, perché fino a poco tempo fa era soltanto uno, quello più piccolo, che ha preso residenza qui al Cesano e si sposta da, diciamo, in luoghi dove ci sono delle colonie feline, dove lì c'è sempre il cibo assicurato. Ce n'è una verso Via Po, ha proseguito Rossetti, dove pochi giorni fa è stato sbranato un cane sotto gli occhi della padrona. Anche in quel caso erano le 19. La seconda colonia felina si aggira invece nei pressi del centro commerciale Il Maestrale, proprio dove è accaduto l'episodio che ha coinvolto Emanuele e il suo setter. Bisogna che qualcuno intervenga per poter e cercare di anche monitorare se qualcuno gli dà da mangiare, perché si sono praticamente accasati a 50 metri dalla spiaggia ed è una cosa che secondo me non va. Inoltre vorrei dire anche che sono state create delle riserve che sono dove è vietata la caccia, quindi zone di terreno totalmente silenziose, molto ricche di boschi e di fiume che va proprio a ridosso di Senigallia, dove tantissimi cinghiali hanno trovato rifugio e di conseguenza il lupo, gli standogli dietro, quando riesce a prendere il cinghiale ben venga, perché comunque è la sua preda, ma quando si rivolge a cani, gatti e a persone che tengono gli animali in braccio, questa è una cosa che secondo me non funziona.